L'agricoltura riscoperta dai giovani, un vero e proprio boom di richieste di finanziamenti è arrivato alla regione che aveva lanciato un bando per giovani agricoltori e la Toscana risponde aumentando le risorse. Seguiamo Giulia Baldi. La Toscana investe sull'agricoltura e sui giovani, che rispondono forte e chiaro al bando Giovani Sì, destinato alle nuove imprese. 1.761 richieste di fondi da parte di 2.014 giovani fra i 18 e i 40 anni, quasi tre volte in più delle 634 domande di tre anni fa, che pure erano state considerate un dato molto positivo. Di fronte a questo boom, la Giunta regionale ha deciso di portare lo stanziamento dei 40 milioni iniziali a 100 milioni, in modo da finanziare 686 domande, il doppio di quanto era previsto. Con questo intervento, che è forte, oltre 100 milioni, abbiamo deciso di investire per poco meno di 700 domande. Produrranno 8.500 posti di lavoro. Oltre all'occupazione, spiega l'assessore Marco Remaschi, si produrranno investimenti in attrezzature e strumenti innovativi. Perché l'agricoltura, dice Rossi, è il marchio della Toscana e un pezzo importante del suo futuro. Uno strumento indispensabile per la tutela del paesaggio, la cura del territorio e l'assetto idrogeologico. Per questo, conclude Rossi, chiederemo ai giovani un aiuto. Chiederemo peraltro a tutti gli agricoltori che usufruiranno dei finanziamenti della regione di dedicare un giorno gratuitamente a ripulire i fossi, i canali, le cose pubbliche, in modo da avere una campagna ordinata e bella. La Giunta ha stanziato altri 13 milioni per la diffusione della banda larga nelle aree rurali.